Ciao a tutti e bentornati da Karin con un'altra bellissima reaction a Project Playtime. Vi ricordate questo bellissimo gioco che è uscito da molto poco? Ecco, oggi ci godremo tutti i jumpscare di ogni personaggio. E questo era il primo jumpscare di oggi con Huggy Wuggy. Godiamoci anche quello con Mommy Long Legs. Sarà una compilation bellissima di jumpscare super spaventosi, ma anche con una bellissima speedrun, la speedrun più veloce del mondo mai stata fatta su questo gioco. Fatemi sapere voi in quanto siete riusciti a finire Project Playtime qua sotto nei commenti e qual è il mostro che vi è piaciuto di più. Killy Willy secondo me è spettacolare, però anche Mommy versione robot non è affatto male secondo me. Super spaventosi. Guarderemo i jumpscare non solo così in prima persona ma anche in terza persona, come si vedono i jumpscare al di fuori, se è qualcun altro a vedervi mentre vi mangiano. Guardate il jumpscare di Boxy Boo. Boxy Boo è bellissimo perché, come vedete, salta su delle molle. È il nuovissimo mostro di Project Playtime per chi non l'avesse ancora giocato o visto. Salta da una parte all'altra, è veramente super velocissimo. Prossimo jumpscare, Kissy Missy. Beh, pensavate che Kissy Missy fosse buona, gentile e carina? Ecco, in Project Playtime questo mito è stato completamente cancellato e sfatato. E si diceva che forse Kissy Missy non aveva i denti cattivi. Col cavolo, avete visto che denti giganteschi che aveva Kissy Missy? Beh, direi che sono veramente, veramente enormi. E tra l'altro, per la prima volta in assoluto si vede anche Daddy Long Legs. Infatti, come ben sapete tutti quanti appassionati di Poppy Playtime, Daddy non si era ancora visto e Kissy Missy versione cattivona non si era mai vista. Ma adesso godiamoci tutti questi spaventosi jumpscare con tutte quante le versioni delle nuove skin bellissime di Huggy Wuggy. Abbiamo visto Huggy Wuggy verde, Huggy Wuggy dorato, Kissy Missy ovviamente super spaventosa, ha le sue bellissime ciglia sugli occhi, si capisce subito che è Kissy Missy. E poi abbiamo anche Huggy Wuggy versione robotica. Oh mio Dio, non so se conoscete la Marvel, se avete mai visto Age of Ultron, ma Ultron somiglia molto a questa versione di Huggy Wuggy. Killy Willy è bellissimo e per la prima volta si vede veramente in gioco, è spettacolare. Questa è la versione gialla di Huggy Wuggy con gli occhi veramente super pazzi, veramente veramente spaventoso. E questa è la versione rubino, bellissima. Oh mio Dio, mi stanno venendo i brividi. Guardate, ho tutti i brividi. Non so se anche a voi vi stanno venendo i brividi. Ditemelo nei commenti, ma tutti questi jumpscare uno di seguito all'altro sono un po' forti per il mio povero cuore. Questa è la versione rossa di Huggy Wuggy. E adesso abbiamo quella argentata, platinata. Comunque non tutti gli Huggy Wuggy sono identici, avete visto? Sono un po' diversi tra loro, anche quando inquadrano gli occhi pazzi. Ecco, ogni Huggy Wuggy ha degli occhi parecchio pazzi, se vedete. Quando vi guarda prima di mangiarvi ha gli occhi normali, ma quando poi vi aggrappa e vi sta per uccidere i suoi occhi impazziscono e vanno uno dalla parte e uno dall'altra. Beh, adesso reggetevi forte, molto molto forte, perché sto per farvi vedere la speedrun assoluta, la speedrun più veloce versione mostro su Project Playtime. Sarete i mostri e andrete super velocissimo a far fuori tutti vincendo la run. State pronti, guardate, questa è velocissima. Praticamente ci mette 2 minuti, forse meno, per far fuori tutti. State a vedere con che velocità. Studiate bene le mosse di questo mostro per capire come essere veloci quanto lui. Boxy Bull lo sapete, fa dei salti molto lunghi a molla, quindi è veramente difficile capire la sua traiettoria. Secondo me è uno dei mostri più difficili da battere e anche da usare, perché non è facilissimo. E con i suoi super salti riesce a raggiungere i player anche più lontani. Guardate, questi player però sono molto bravi a scappare, bisogna essere sinceri. Questa è una speedrun, quindi
Per chi non sapesse cos'è una speedrun, la speedrun lo dice proprio la parola in inglese. Speed vuol dire veloce, run vuol dire correre. Quindi è il modo più veloce per finire un gioco nel minor tempo possibile. Quindi state a vedere. Ha già fatto fuori diversi player, deve far fuori anche gli altri. Ed eccone uno, tra l'altro, proprio vestito da Boxy Boo. Io spero di non dire mai Aggy Waggy al posto di Boxy Boo, perché non so per quale arcana ragione spesso dico Aggy Waggy al posto di Boxy Boo. Poi faccio, ma volevo dire Boxy Boo, non Aggy Waggy, perché Aggy Waggy è nel mio cuore, è il mio preferito tra tutti i mostri. Fatemi sapere nei commenti se voi avete un mostro preferito in assoluto e qual è, ovviamente. Io amo Aggy Waggy, ma lo amo veramente tanto. Anche se adesso che c'è Daddy Longlegs come mostro, io amo molto Daddy Longlegs, quindi forse diventerà il mio nuovo mostro preferito, non lo so, però mi piace veramente tanto. Guardate, ha già fatto fuori un sacco di player con i suoi super salti. Sta cercando di arrivare in alto più velocemente possibile. È molto 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 forte Boxy Boo, perché arriva da un posto all'altro. Avete visto con che velocità? Oh 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 oh! Ha preso il player travestito da Aggy Waggy e ha finito. Distrutti tutti quanti e ha vinto Boxy Boo. Super veloce, vero? Beh, io direi che non è affatto facile finire una partita in meno di 3 minuti, ma lui ce l'ha fatta. È stato veramente super super agilissimo. Ma adesso è il momento di guardarci altri jumpscare. Guardate, prima persona e poi in terza persona, come si vede dai nostri stessi occhi mentre giochiamo e come si vede dall'esterno. Quello era Boxy Boo. Passiamo invece al jumpscare di Mommy Longlegs. Mommy è veramente spaventosa con quelle sue pupille gigantesche. Ecco la versione da fuori, zampata, zampata, e quando ti aggrappa e ti sbatte in terra. Visto dall'esterno è abbastanza spaventoso. Fatemi sapere se voi avete mai assistito alla morte di qualche vostro amico in gioco su Project Playtime. E scrivetemi nei commenti com'è stato vederlo. Aggy Waggy ti stritola praticamente, avete visto? Ti stritola così tra le sue braccia. Vediamo Killy Willy. Mi sa che anche Killy Willy ti stritola fra le sue braccia. Guardiamolo dall'esterno. Zampata, zampata. E poi ti stritola con le sue mega braccia. E ora tocca a Kissy Missy, con la bocca bella spalancata. Quindi ricordiamoci che Kissy Missy sembra buona, ma se si scatena non è affatto simpatica. Anzi, è super mostruosa, proprio come tutti gli altri mostri di Poppy Playtime. E anche Kissy Missy con la stessa identica tecnica, visto che praticamente il suo corpo è uguale a Aggy Waggy e Killy Willy, ti stritola. E invece Daddy, oh oh, mi sa che anche Daddy ti spappola in terra. Stiamo a vedere dall'esterno come si vede. Sì, ti prende e ti sbatte in terra uguale a Mommy. Ma per chi non avesse ancora giocato o visto Project Playtime, sappiate che si possono prendere un sacco di emote da poter usare. E guardate, queste sono tutte quante le emote che si possono utilizzare all'interno del gioco. Da far vedere gli altri personaggi quando giocate, tipo Loser, oppure quando sconfiggete il mostro, oppure c'è il mostro vicino e lo dite agli altri. Salutate da lontano. Ehi, queste sono tutte quante le emote che potete utilizzare. E qui la versione di player è quella di Aggy Waggy, come potete vedere. No no no, vieni qua, da lontano, in silenzio. Volete dire a un vostro amico di venire, lo fate. Oppure potete fare anche le emote del cuore. Questo potrebbe essere il grazie. Grazie. Questa è non venire, non venire, non venire. C'è un mostro. E questa non so proprio che fare. Oppure, ups, scusa. E poi c'è l'applauso, che ovviamente quando tutti quanti si vince, tutti insieme, si può fare. Queste sono le manine che girano, non so se abbia un senso. Può essere un doppio saluto, però molto carino. E ovviamente c'è anche la seduta.
quando siete stanchi, quando volete sfidare il mostro fino all'ultimo secondo, seduta, e poi c'è la T-pose. Ma visto che abbiamo fatto lo showcase di tutte le emote dei player, adesso dobbiamo assolutamente vedere insieme lo showcase di tutte le emote dei mostri. Quindi guardiamo insieme che emote si possono avere quando si è versione Huggy Wuggy. Guardiamoci invece Kissy Missy. Kissy Missy, che cosa puoi fare di bello? Facci vedere le tue mosse. Con le braccia folli. Bella con le braccia pazze così. Bellissima. Abbiamo anche Huggy Wuggy versione robotica. Facci la mossa, facci la mossa. Questa mossa è bellissima, con le braccia tutte sventolose. Boxy Boo, guardate quanto è carino. Boxy Boo può saltare in tutte le salse. Guardatelo, fa il giro su se stesso, saltella, si mette dentro la scatola come ha fatto prima. Secondo me le emote di Boxy Boo sono spettacolari. Io le adoro, sono veramente veramente carinissime. Guardate quella dove diventa una box e poi boo, salta fuori. Boxy boo. Scrivetelo tutti nei commenti. Boxy boo. Guardatelo, quanto è carino. Ovviamente abbiamo anche la versione di Boxy Boo McDonald's, dove lui può diventare anche qui una scatolina, fa i giri su se stesso. Le emote poi sono tutte uguali per i mostri, cioè nel senso, anche se cambi skin, le emote rimangono quelle, però cambia la grafica. Infatti se vedete la sua box ha il coperchio, il cappuccio, non piatto ma stondato, ed è molto carina. Guardate che carina la versione robotica, quando si chiude alla stella che brilla davanti alla scatola, secondo me è stupenda. Questo cos'è? Un elicottero? Sembra un elicottero, un aereo con la T-pose. Guardatelo che vola. Fa veramente ridere in questa versione. Non fa neanche più paura. Però è veramente bello. Adesso tocca alla nostra amata Mommy Long Legs. Quindi vediamo le sue di emote. Secondo me sono stupende. Guardate, qua si mette a sedere con gli occhioni e si guarda intorno, semplicemente seduta in terra, come se fosse annoiata, come se stesse aspettando qualcosa, con tutte le braccia e le gambe intrecciate tra di loro. È bellissima. Qua tira le ragnatele, guardatela, tira le ragnatelucce. Quanto è carina, finché non ti mangia. E poi ovviamente abbiamo anche Daddy Long Legs, guardatelo, spaventoso con i suoi denti giganti. Anche lui ci sta tirando qualche ragnatela. Daddy, facci vedere. Si è aggrappato al soffitto. Veramente veramente stupendo. Proprio come un ragno, si può attaccare ovunque. Wow. E ovviamente abbiamo anche Mommy versione polpoide, versione seppia. Anche lei si può attaccare da tutte le parti, compreso il soffitto, e tirarci ragnatele a più non posso. Spaventosa versione polpo. Ovviamente, oltre a un sacco di skin speciali che potete prendervi all'interno del gioco, ci sono anche tutta una serie di emote. Alcune le abbiamo viste in gioco poco fa, ma altre ve le faccio vedere adesso, che sono veramente super bellissime. Questa è veramente spettacolare, quella del salto di Boxy Boo. E Boxy Boo si può anche rinchiudere all'interno della sua scatolina e stare con gli occhiucci di fuori. Ve la faccio vedere subito. Ed eccola qua, state pronti? 3, 2, 1, eccolo. Woo! Boxy Boo che fa entrare tutte le sue gambine, braccine, tutto quanto dentro la box. Rimangono fuori solo gli occhietti per vederci e mangiarci quando meno ce l'aspettiamo. Veramente super carina questa versione, io la adoro. E un'altra emote che amo veramente tantissimo è questa di Huggy Wuggy, che urla con tutta la sua potenza. Guardate il suo corpo come si tira, arrabbiatissimo, veramente arrabbiatissimo. Io vi ricordo di farmi sapere, scrivere nei commenti qual è il vostro mostro preferito, ma soprattutto qual è la vostra versione preferita, visto che ce ne sono veramente tante. Quale di tutte queste emote vi è piaciuta di più, sia di quelle dei mostri che di quelle dei player? Mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.